Oggi ti porto a visitare questa biblioteca che è piena di libri antichissimi. Il prof Mingardi ha invitato proprio te e farà una visita privata solo per noi. Sei pronta? Sì. Ecco Penelope, benvenuta. Buongiorno. Nella biblioteca, ciao. E anche la tua maestra per prima. Allora, adesso ti faccio fare un giro nella biblioteca cominciando dalla parte antica e finiremo in mezzo ai libri che ti piacciono tanto. Allora, prego. Grazie. Grazie. Seguitemi. Sai quanti libri ci sono in questa biblioteca? Tra la parte antica e la parte moderna? Ce ne sono circa 80.000. È un bel numero. Sai, tu non sai contare fino a 80.000. No. Sì. Perché questa biblioteca ha compiuto 250 anni l'anno scorso. 250 anni dalla sua fondazione, però ci sono dei libri più antichi di 250 anni, ci sono dei libri che hanno già compiuto i 500 anni, sono i primi libri stampati. Allora vi lascio qui un momento, poi ritorno e mi seguirete. Ok, noi continuiamo a guardare allora. Guarda. Eccomi tornato, Penelope. Sono andato a prenderti un regalo. Questi libri te li do subito. E tu che cosa mi dirai? Grazie. Sono molto belli. Sono molto... Non solo sono belli, ma sono un po' antichi. E troverai delle cose misteriose. Non hanno la sovracoperta perché sarà una scoperta tua. Vanno maneggiati con molta cura, Penny, sì. Questi libri. Dovrai trattare. Allora, ma lo so che tu li terrai bene, perché tu hai cura dei libri, ami i libri, e il libro è bello se si conserva bene, ma anche se si legge, per chi tiene i libri solo per metterli negli scaffali e alle pareti della casa, li... È come se li buttasse via, ma tu non butti via, no? Li leggeremo sicuramente. Così, prof, ma che libri sono? Sono libri un po' antichi, vogliamo dire molto antichi per te. Ecco, e vedo che hai il grande desiderio di aprire subito, ecco, e di vedere che libri sono. No, li guarderai a casa, questi libri di leggende, di favole antiche, e li conserverai bene, ma io lo so che tu che ami i libri vuoi che rimangano intatti, ma vuoi leggerli, che è la cosa poi più importante per un libro. Ti posso dare un bacino? Thank you.
finisce la visita. Abbiamo percorso la parte antica e qui siamo nel settore dei libri per l'infanzia, i libri che piacciono molto a te. Adesso vi accompagno all'uscita. Grazie. Grazie anche a te della visita. La visita è finita. Sono contento che tu abbia questi libri. Non aprirli, se non a casa. Ecco, e aspetta, e poi mi dirai nei giorni che verranno se ti sono piaciuti. Adesso usciamo dalla parte nuova. Grazie mille. Prometto che non slegherò il cordoncino finché non sarò a casa sola. Io so che sei brava e la tua promessa la manterremo e la manterrai. Dammi la mano. Grazie. Ciao e arrivederci in biblioteca. Arrivederci, grazie. Fanny, sembri proprio contenta di questi libri. Posso vederli? Sì, ma attenta al cordoncino. Ricordi cosa ha detto il prof Mingardi? Non devi slegarlo. Ah, ok, no. Allora, guarda, preferisco renderteli subito. Ma hai capito però di che libri si trattano? No, non c'è scritto niente sul dorso. E poi il primo è con la copertina muta. È proprio un bel mistero questo. Finalmente la mia cameretta. Non vedevo l'ora di leggere questi libri che mi ha regalato il prof Mingardi. Saranno bellissimi. Apriamoli. Ok, apriamo. Tanto è rotto quasi. Magari c'è qualcosa nella prima pagina. No, niente neanche qua. Magari non ho visto quasi bene. No, non c'è niente. Vabbè, questo mettiamo giù. Anche questo non c'è niente. No, qua c'è qualcosa. Il pennarello verde. Uno strano titolo per un libro di fiabe. Molto strano. Immaginiamo qualcosa di più intrigante. Magari in questo c'è qualcosa anche... Sì, c'è qualcosa. Il pennarello verde illumina le parole della conoscenza. La sua luce per pochi va usata con prudenza. Una volta accesa, indietro non puoi tornare. La sua luce eterna è impossibile da consumare. Wow, che bello, sembra molto misterioso. Per qua c'è qualcos'altro, già. Una volta che il cordone avrai slegato, il patto è sigillato. Se la tua voce pronunciare queste parole udirai, anche tu custode nel nostro segreto diventerai. Ma cosa è caduto? Ma una penna verde, ma dove è caduta? Forse dei libri? Ma un pennarello verde come il titolo di questo libro. Dice di una luce magica, magari. Infatti qua c'è un pulsante. Sì, la luce magica. C'è qualcosa. Un attimo che spengo. Accendo la luce. Le favole che non esistono e altre storie. Sarà magica questa penna. Magari c'è qualcosa anche dentro. Wow! Leggiamo. State leggendo i racconti di GFB, uomo di fede gerusico ed alchimista. Tutto ed eppure niente di quanto leggerete è accaduto realmente, oppure no. In ogni buona storia sono i dettagli a fare la differenza. Se un tesoro vuoi trovare nella stanza segreta della zia dovrai andare. Ma non ci capisco più niente. Una penna magica, una scritta comparsa all'improvviso. E la stanza segreta della zia. È tutto stranissimo.
Sono stranissimi questi libri, però non c'è niente, poi compare qualcosa. Mamma mia, è proprio strano. Dovrebbe essere qua il posto, non ci sono mai venuto, però dovrebbe essere qua. Guardiamo un po' qua, che magari c'è qua il passaggio segreto dietro la porta. Mi sa che non è qua, no. Qua dalla porta magari. No, non c'è niente neanche qua. Oh, facciamo la luce. Magari mi metterà. Qua non c'è niente. Ah, là c'è qualcosa. Proviamo a spegnere la luce che magari c'è scritto qualcosa. Wow. La stanza segreta che non esiste di GFB. Tutto arriva a chi sa aspettare. Sono tanti i misteri che attendono di essere risolti da noi magistri. Noi magistri? Ma magari dietro quel foglio c'è la botola, una cosa, qualcosa per entrare nel passaggio segreto. Una scala! Che fatica, mamma mia! Adesso proviamo a salire. Adesso però là c'è un gancio, quindi dovrei cercare qualcosa per tirarlo giù. Ci sarà qualcosa da qualche parte. Ma qua c'è qualcosa. Wow, sarà questa la cosa. Questa è la famosa stanza segreta di GFB. Wow, che bello. Sebastian Chronicles, i libri che non esistono, di Stella Nosella. A Penelope, la lettura è la chiave per aprire i cassetti in cui il mondo custodisce i suoi segreti, Stella. Ciao a tutti amici ed ecco il magnifico, strabiliante, fantastico e memorabile libro di Sebastian Chronicles trovato dentro una stanza segreta. No, pensavo ragazzi, non era una vera stanza segreta perché non esistono. Forse esistono, forse davvero esistono. Vabbè, quella non era una stanza segreta, era una... il soffitto, diciamo, sì, diciamo soffitto di mia zia che mi ha dato il permesso di fare questo video. Comunque, non l'ho trovato nella stanza segreta, ma me l'ha scritto, cioè l'ha scritto Stella Nosella e me l'ha anche regalato. Complimenti! Scritto da Stella Nosella e pubblicato da Capponi Editore. È un libro
avventuroso, strabiliante. E il filmino che abbiamo fatto prima era un po' la storia di Sebastian, cioè non era la storia di Sebastian, ma erano delle cose che Sebastian faceva, era un po' diverso, però abbiamo usato un po' la nostra fantasia in alcune cose, però le altre cose erano abbastanza uguali. Mi è piaciuto un sacco fare quel filmino, perché è stato divertentissimo. E poi quelli che mi hanno aiutato, li ringrazio un sacco: l'Elisa Cornini, il prof Mingardi che ci ha aiutato a fare Giovanni Santellini, che è quello che dava i libri a Sebastian, e a me era il prof Mingardi che dava i libri a me. E poi ringrazio mia zia e la Michela, che è sua figlia, che mi hanno aiutato sempre. E vabbè, adesso leggiamo una breve tramina. Tutto quello a cui ti hanno insegnato a credere non è una minima parte di quello che potresti vedere se solo sapessi dove guardare. Non era solo la polvere quello che ci si portava addosso dopo un viaggio come quello. C'era molto di più. C'erano esperienze, profumi, sapori, colori. C'erano gli occhi gonfi di immagini inspiegabili ed irripetibili. C'erano le spalle cariche di esperienze ed il cuore pieno di ricordi. E comunque mi sono dimenticata prima, ma la più importante che dico grazie è Stella Masella, che insomma ha anche già mandato il 2. Adesso siamo all'inizio, l'abbiamo già letto, e quando lo finirò farò la recensione per tutti. Magari anche in quello farò un breve filmino. E vabbè, adesso guardiamo un po' le immagini che non ci sono, cioè le poche che ci sono, o forse anche no. Ragazzi, devo dire che questo libro è davvero gigantesco. Non ho mai letto un libro così grande, anche se in realtà l'ho letto un po', perché io non ce la farei, non riesco neanche a leggere. L'ho grande così, quindi questo che è. L'abbiamo letto insieme? Sì, insieme più o meno. Cioè, sì, più o meno, però più, molto più tu. Io ti ho letto tipo una metà. Un giorno sì! Va bene. Una notte sì, però tu hai detto, cioè, hai letto tutto praticamente. È davvero gigante. Lo consiglio a tutti, perché però dai 4 anni in su. 4 anni forse sono un po' pochi. 3, 5 in su. Io direi 8. Infatti, sì, 8 in più, tanto io non ho capito quasi un cavolo, però, cioè, ho capito tutto, però alcune parole erano un po' difficiline, quindi li siamo andate a vedere su YouTube. No. Sì. Su internet. Google. Quindi, sì, su Google abbiamo visto tipo la, come si dice, quella casa gigante con tutti quei disegni. Cappella Sistina. Sì, la Cappella Sistina, la quello, vabbè, mille robe, tante, sì, robe. Un sacco di cose. E abbiamo, cioè, quasi tutto il libro abbiamo detto, no, non è vero. Abbiamo letto un sacco di pagine e solo pochissime parole, tipo 5, 6, 7, 8, 9. Non mi ricordo. Diciamo 7. 7. Sì, lo consiglio a tutti, l'ho già detto. Agli 8 in su, sì, 8 in su, perché. Quanto, cioè, tempo ci abbiamo messo a leggerlo? Un sacco, tipo a gennaio abbiamo cominciato. No, un po' dopo. Aprile. Boh, non mi ricordo. Forse aprile, sì. E tutte le sere? Sì, tutte le sere abbiamo letto, solo a volte che tu eri proprio ieri sera, tipo. Ieri sera abbiamo letto, vabbè, che eravamo tutti proprio stanchi morti, non abbiamo letto, però più volte l'abbiamo letto, cioè abbiamo incominciato velocissimi, tutti un po' emozionati, poi ci siamo rallentati, poi alla fine ci siamo velocizzati, poi ancora un po' rallentati, velocizzati, abbiamo continuato un po' così e alla fine l'abbiamo finito, sì, per fortuna. Adesso abbiamo già incominciato il secondo. E ve lo consigliano anche Bruno e poi. Quindi spiegaci un po' com'è questo libro. Okay, ragazzi, il libro inizia così. C'è un bambino che si chiama Sebastian che va in viaggio con i suoi genitori in Giordania, perché i suoi genitori sono degli archeologi famosissimi e traducono tutte le lingue antichissime, dei simboli, e così loro vanno a lavorare in un paese che si chiama Petra. Mentre i suoi genitori lavorano, però Sebastian conquista,
sta con una specie di babysitter che si chiama Amir, che lo porta a fare dei viaggi stupendi. Cioè, restando lì, però gli fa vedere una cosa bellissima, tipo il deserto, gli fa vedere il Mar Morto e delle altre cose. Poi però scoprono che i suoi genitori sono scomparsi, e così i genitori avevano detto a Mir che se gli succedeva qualcosa, si facevano male o scomparivano, come in questo caso, lui doveva portarlo dal suo padrino, che si chiama Phil. Così sta ancora un po' di giorni con Amir, e poi Amir gli dice: è arrivato il momento e ti devo portare in aeroporto, così Phil ti viene a prendere e ti porta. Deve andare. Così vanno all'aeroporto, Phil lo porta a casa. E dov'è questo paese? Dove sta Phil? Va a Roma con suo zio, perché Phil lo zio lavora. Di Sebastian. Sì, lo zio di Sebastian. Volete sapere chi è? Il Papa. Oh. E quindi Phil lavora per il Papa. Sì. In Vaticano. Wow, si vuole andare. Infatti per il film non volevamo andare in Vaticano, sì, infatti. Forse era un po'. Purtroppo andare nelle esagerato. Gli archivi forse. Vaticani. Sì, però se andavamo. Per Sebastian ve lo faremo. Sì. Speriamo. Crediamo. E così Sebastian sta un po' di giorni lì e si abitua un po' a stare con Phil. E così Sebastian si abitua un po' a restare lì, però ancora molto triste, perché magari i suoi genitori possono essere morti o ancora no, e non lo sa nessuno, non li trovano, e quindi è un po' triste. Però dopo si abitua e non ci pensa quasi più, però un po' a volte quando dice delle cose sui suoi genitori diventa un po' tristuccio. Comunque, però, per lui è il momento di iniziare la scuola fra un po'. Però lui non c'è mai andato a scuola, perché gli insegnavano tutti i suoi genitori. Incredibile. E quindi adesso dovrà andare a scuola, anche se andrà tipo in prima media. Non mi ricordo. In quinta forse. Forse in quinta. O in quarta. Non mi ricordo. Secondo me è all'età di Nico, quindi in prima media. Ok. Ecco, che scuola andrà? All'Omnia, una scuola bellissima, come lui che è diventato un magistro, perché ha preso i due libri, quelli che anche io ho fatto nel filmino, che gli ha dato. Come funziona? Dove li prende quei libri? Gli ha dato Giovanni Santellini, che per me nel filmino è il prof Mingardi, gli ha dato quei due libri come gli ha dato me il prof Mingardi, e così anche lui scopre delle scritte segrete nascoste, e così scopre di essere un magistro, perché quelle scritte che c'erano anche nel mio filmino erano anche in Sebastian, e quindi Sebastian scopre di essere un magistro. E così scopre che c'è un signore, scopre che c'è un alchimista, cioè antico, tipo un signore un po' anzianino, che adesso sarà morto forse, probabilmente, perché era un po' vecchio, che si chiama GFB, appunto come abbiamo fatto noi, la stanza segreta di GFB, vabbè, noi. E così inizia un po' a pensare come lui, perché scopre che GFB ha nascosto tantissime cose nel Vaticano, un po' magico, dei magistri un po' alchimiste sì, un po' magiche. Così Sebastian si mette in testa quelle cose e prova a cercarle, cioè due cose le ha trovate, sì, sì, ma non diciamole. Sì, okay, sì, scusa. Sì, così l'Omnia è una scuola per gli alchimisti, esatto. Sì, gli alchimisti, gli magistri, non per magistri. Forse solo per gli alchimisti, che tutti hanno il loro potere. Sebastian, qual è il suo potere? Non ve lo dico, perché magari dopo lo prendete e lo scoprite. Sì, e lo scoprite. Lo scoprirete. Magari lo prendete, vabbè. Ragazzi, però non vi ho ancora detto che c'è un cattivo che si chiama il collezionista, che vuole catturare Sebastian e trovare tutte quelle cose che ha nascosto GFB, e lo invidia un sacco perché lui le ha già trovate. Quindi vuole rubargli qualcosa a lui, vuole cercare. E cosa gli servono tutte queste cose alchemiche? Forse per conquistare il mondo, perché c'è un cattivo, quindi conquistare il mondo perché vuole essere potente a tutti i costi. Ha un sacco di scagnozzi che vanno in giro per il mondo a trovare tipo in Egitto,
del Vaticano. Non diciamole certe cose. Vabbè, sì. Perché? Perché lui non vuole andare in giro. Usa gli scagnozzi. Sì. Poverino. Maledetto. Sì. E a volte li imbroglia pure. O no? Sì, li imbroglia. Dove dovrà imbrogliare qualcuno? E lo invidia un sacco Sebastian e vuole rubargli a tutti i costi tipo qualcosa che ha già trovato o delle cose che sono ancora nascoste che Sebastian non ha ancora trovato. E niente ragazzi, già sapete che mi è piaciuto un sacco perché dalla mia faccia, da come l'ho raccontato, mi è piaciuto un sacco pure perché a me piacciono un sacco le cose avventurose, le cose un po' misteriose e perché Sebastian è simpaticissimo, anche Villamir e il Papa, cioè il Papa non è Guido? Sì, è Guido e come si chiama? La moglie di Guido. Anna Maria. Sì, Anna Maria, tutti quelli che sono nel libro con Sebastian che lo aiutano nelle sue avventure, cose del genere, sono simpaticissimi. Ho imparato anche tante cose, tipo la Cappella Sistina, il Capricorno era, no? No, la Cornucopia. La Cornucopia. E tante cose della storia. Sì, tante cose della storia del Papa. Cos'era successo al Papa? A un vecchio Papa. Papa VIII. Giovanni Paolo II. No, VIII era. No, quello era un altro ancora. Cosa è successo? Avevano cercato di ucciderlo, poverino. Però lui si è preparato, no, perché lo scoprirete nel libro. E poi ringrazio ancora un sacco il prof Mingardi che ci ha aiutato, è stato molto gentile da fare l'attore, ci ha aiutato perché quando abbiamo fatto il filmino era chiusa la biblioteca e lui l'ha aperta solo per noi, quindi lo ringrazio un sacco, due bacioni, mua, mua. Poi ringrazio Stella Nosella per avermi regalato questo libro, grazie, mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di finire il 2 e di leggere il 3, speriamo che ci sia anche il 94esimo, voglio un sacco perché mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di finirli tutti, spero anche che fa il quarto, il quinto, il sesto, perché mi è piaciuto davvero un sacco. E poi ringrazio mia zia che ci ha dato il permesso di andare sulla mansarda. Sì, tipo. Che non ci andavo tanto, sa quel tempo c'era un caldo buono, sudavamo, io e papà per fare il filmino. Il papà era pieno di sudore. Sì, pieno di sudore. Poi perché lui preparava tutto un po' di cose così, io andavo sopra. Non ho tempo di. Anche aveva preso anche un fazzoletto per... vabbè, niente, mi è piaciuto davvero un sacco. E anche la maestra Elisa. Sì, anche la maestra Elisa che ha fatto la parte di Phil e ci ha dato anche uno dei due libri. Ah sì, uno dei due libri, quello dove avevo sopra la esatto. Il verde. Va bene, e la ringrazio ancora, ciao, mi mando un bacione gigante. Mettete un pollicione e iscrivetevi al canale, attivate la campanella che vi arriveranno tutte le mie notifiche dei video. E comunque vi volevo annunciare che col mio papà abbiamo fatto questa cosa che ogni settimana almeno dovremmo fare uno, due o tre video, almeno uno, o anche due o tre o quattro o cinque. Se riusciamo. Sì, speriamo, perché ormai, cioè, l'ho detto quindi. Ok. Almeno uno. Ciao a tutti.